diventare la persona che sono oggi. Una forza innata di non mollare mai nonostante le avversità. Seconda cosa, vorrei ringraziare i miei atleti guida che oggi mi hanno accompagnato, mi hanno sostenuto, supportato, dando una grande dimostrazione di forza. Loro sono la mia forza, io non li posso solo che ringraziare. Vorrei ringraziare le nostre mogli, le nostre compagne, i nostri figli che quotidianamente ci supportano, ma soprattutto ci sopportano. Vorrei ringraziare Mattia il predicatore che in questi mesi ci ha sostenuto con degli allenamenti madornali. Oggi glielo posso dire, va in quel casello. Ma soprattutto vorrei portare il messaggio alle persone di non abbattersi mai, perché nonostante grandi difficoltà si possono fare grandi cose. Grazie, grazie mondo, grazie vita, grazie a tutti. Benissimo. Loris, se come avevamo preparato, perché sapevamo che tu battevi il tuo record, abbiamo preparato il quadro per te per questa maratona. Grazie, grazie a te di essere stato. Ma io ringrazio voi tutti per avermi ospitato, gli organizzatori, tutto lungo il percorso che ci hanno sostenuto e supportato. Una grande collaborazione, una grande sinergia che davvero, lo posso dire, ho frequentato diverse maratone, ma Russi vale sempre la pena. Grazie, questo è il più bel regalo che tu ci potessi fare. Ti ringraziamo moltissimo e noi saremo tutti nella tua gara. Ci saremo tutti. Ecco Lori, scusa, prima di salutare l'arrivo della prima concorrente femminile a Lottanati, li volevo anche menzionare i suoi angeli custodi in ordine. Matteo Battani, Andrea Soldati, Andrea Baiardi, un grande applauso di giornata. E Mattia il predicatore, che sarebbe poi Mattia Di Nunzio, che è qui ai piedi del podio, io lo inviterei a salutare. Loris, quindi ti aspettano i massaggi di mia moglie Antonella, che ti sta aspettando per salutarti, allo staff dei massaggi. Loris, vogliamo lanciare questa gara del 6 di maggio al Pala di Andrea, corri con gli occhi di Loris. Assolutamente, invito tutti il 6 maggio a partecipare numerosi, ci saremo noi con l'associazione Non ho paura del buio, perché oltre che a correre portiamo avanti il messaggio sociale che nella vita tutto è possibile e cerchiamo di portare luce dove luce non c'è. Quindi vi aspettiamo il 6 maggio numerosi a correre in un modo particolare, dando la possibilità a tutti di correre con gli occhi di Loris, quindi al buio accompagnati da una guida. Grazie, erano le parole di Loris Cappani, tanto sta per entrare.